Presso il complesso monumentale di San Giovanni a Cava dei Tirreni è stato presentato il programma della visita italiana della delegazione di tecnici della municipalità di Ulaanbaatar in Mongolia e dell'Agenzia del Ministero dell'Ambiente mongolo Fresh Water Resource and Nature Conservation Center, che si inserisce in un più ampio progetto e che toccherà una serie di impianti operanti nel ciclo della raccolta dei rifiuti localizzati nelle province di Salerno e Napoli. In sostanza si tratta di un progetto di cooperazione internazionale finanziato con un budget di 3,5 milioni di euro in un periodo di attuazione di 48 mesi che vede impegnati 4 partner, 2 italiani e 2 mongoli. Per l'Italia il capofila è l'Istituto di Ricerca su Innovazione e Servizi per lo Sviluppo del Consiglio Nazionale delle Ricerche e la società in-house del Comune di Cava dei Tirreni, Metellia Servizi, quale partner tecnico. Il Consiglio Nazionale delle Ricerche, attraverso l'Istituto di Ricerca su Innovazione e Servizi per lo Sviluppo, crede molto in questo progetto. È un progetto di cooperazione internazionale finanziato con fondi dell'Unione Europea e che esporta non solo delle competenze tecniche, quindi un know-how e delle capacità, ma anche uno scambio culturale con un paese molto lontano dal nostro, appunto la Mongolia, con questo scambio e arricchimento reciproco sul piano culturale. Indubbiamente però è anche un'opportunità per applicare in modo concreto le ricerche che vengono svolte nel CNR e attraverso il rapporto e la collaborazione con il partner italiano Metellia o creare delle opportunità di sviluppo che possono essere anche opportunità di trasferimento non solo tecnologico ma anche di collaborazioni della nostra economia, delle nostre imprese per dei progetti di cooperazione economica in Mongolia. L'azione è molto interessante, molto stimolante perché la Mongolia intanto è un paese molto giovane, è un paese in crescita, anche in una crescita veloce, è un paese che ha molta voglia e molta energia per implementare in positivo i propri strumenti, soprattutto sul settore ambientale, e chiaramente questo progetto permetterà proprio al paese mongolo di superare quel ritardo attraverso un salto che direttamente lo metterà in contatto con le tecnologie più avanzate, con le metodiche più avanzate, e quindi di potersi molto rapidamente portare all'altezza di sistemi di gestione molto complessi e molto ben strutturati. Noi siamo stati scelti dal CNR quale partner tecnico per l'esportazione e quindi l'introduzione nella nazione mongola delle best practices, del know-how in materia di raccolta dei rifiuti urbani, perché la raccolta differenziata è diventata un problema e un vantaggio per tutti, per cui loro hanno necessità di questo, e sapendo che in Metellia opera correntemente in questa attività ci hanno scelti. Ci hanno scelti perché? Perché abbiamo dei collaboratori che sono ottimi professionisti, abbiamo un ottimo know-how e una grande capacità di comunicazione. Qual è l'esperienza appunto che porterete come società alla Mongolia? L'esperienza fondamentale che portiamo, oltre a quella tecnica, è la capacità di moral suasion nei confronti della popolazione. Dare e partire col piede giusto, dare chiaramente l'idea che differenziare i rifiuti costa, però ha tanti vantaggi. Il vantaggio fondamentale è quello dell'ambiente, che è immateriale, però ha tanti vantaggi anche materiali, con il recupero dei prodotti nobili dallo scarto dei rifiuti. Il progetto è destinato in particolar modo a 25.000 studenti dagli 8 ai 15 anni, ai tecnici operanti nel ciclo dei rifiuti e istituzioni finanziarie. I beneficiari invece sono le piccole e medie imprese e i cittadini della capitale mongola. Dal 29 gennaio all'8 febbraio una delegazione composta da 14 partecipanti della Mongolia è in trasferta in Campania per visionare l'impiantistica locale, che riguarda il ciclo dei rifiuti. I tecnici della Mongolia hanno avuto l'occasione anche di assistere all'operatività del servizio di raccolta dei rifiuti attuato dalla Metellia a Cava dei Tirreni, con un focus sul porta a porta spinto per le utenze domestiche, al servizio di raccolta presso scuole ed utenze non domestiche e alle strutture collettive in gestione, quali piazzole ecologiche, zonali e centri di raccolta.
Alla presentazione hanno preso parte, tra gli altri, il sindaco di Cava dei Tirreni, Vincenzo Servalli, l'ambasciatrice mongola in Italia e il capo della municipalità di Ulan Bator. È veramente motivo di grande soddisfazione, un riconoscimento alla nostra partecipata che è partner operativo con il Consiglio Nazionale delle Ricerche di un progetto finanziato dall'Unione Europea per una collaborazione, un confronto e una possibilità anche di trasferimento di tecnologie, di modi di fare per quanto riguarda la gestione del ciclo integrato dei rifiuti a questo grande paese, 3 milioni di abitanti, ma ricco di storia, di tradizione, di cultura che è la Mongolia. E veramente siamo contenti perché ecco, anche di questo abbiamo bisogno, di confronto, di apertura, di conoscenza e di un paese così lontano dal nostro come la Mongolia. Sicuramente il nostro municipio, soprattutto il nostro dipartimento di gestione dei rifiuti, si occupa delle attività diverse che riguardano il benessere dei cittadini di Ulan Bator. Alla grazia di questo progetto qua noi possiamo fare un grande slancio soprattutto sullo sviluppo del rapporto reciproco dei nostri due paesi. Sicuramente alla fine di questa missione che stiamo facendo con la delegazione istituzionale riusciremo ad acquisire le esperienze che abbiamo sempre desiderato dall'inizio di questo progetto qua. Non c'è un paragone, cioè esiste grande differenza tra lo sviluppo della gestione dei rifiuti del vostro paese, dell'Italia e la capitale di Ulan Bator e la Mongolia. Quindi infine come l'obiettivo è quello di portare le buone prassi europee tramite il Free Air for Yupi, il nostro progetto, nel territorio della Mongolia.